si continua a dire togliamo le tasse e la gente investe di più, e invece... Ma abbiamo il governo del cambiamento, come non c'è un cambiamento nel governo? Il governo del cambiamento non è il cambiamento del governo, sono due cose distinte, però il problema è di vedere che cosa c'è in questo cambiamento, no? Cambiare per cambiare, in fondo anche nella flotta borbonica, il famoso fate a muina, chi ha poppa va da prora, chi ha poppa va da prora, eccetera, eccetera, era uno degli elementi forti della flotta napoletana, però non è che fosse utile nella guerra, ecco. Adesso il cambiamento, su quale programma? Su qual è il compromesso reale di questo accordo? Io non condanno mai le cose prima che avvengano, però constato che ci sono blocchi di pensiero assolutamente che ritenevo sulla carta inconciliabili fra di loro, che sono al governo assieme. Ora, io credo che l'Italia, questa sia una soluzione di destra. Punto. Ecco, perché questa è una soluzione? Questo è un governo di destra? Conte ha detto non siamo né di destra né di sinistra, sono categorie superate. Perché cosa lo chiami tu di centro? Non so. Potremmo chiedere a Casini. Esatto. C'è un punto. Allora, quello che l'area tradizionalmente di sinistra che ha governato negli ultimi anni... Ah sì? Vabbè, la domanda a questo punto la faccio. L'ultimo governo del paese non era considerato. Gli ultimi governi del paese in questa legislatura non erano considerati di sinistra? Abbiamo detto che non parliamo di politica interna. Ah, ecco.